Giulia, ma perché devo pagare gli acconti se non so ancora quanto guadagnerò quest'anno? Non c'è un modo per evitare di pagarli? Ciao, sono Giulia, sono una commercialista e sul mio canale ti do informazioni e strumenti per capire il mondo delle tasse e per gestire meglio la tua attività. L'argomento di oggi è un tema molto caldo quando parlo con i miei clienti e le mie clienti. Oggi quindi facciamo chiarezza anche qua su YouTube e ti spiego perché devi pagare gli acconti, come farlo, quanto devi pagare e in quali casi puoi evitare di pagare gli acconti. La maggior parte delle tasse che si pagano in Italia, intese in senso ampio, quindi sia le imposte sul reddito che i contributi, si pagano con il sistema degli acconti e dei saldi. In pratica, ogni anno si paga il saldo dell'anno precedente e l'acconto dell'anno in corso. Quindi, ad esempio, nel 2022 si paga il saldo sul 2021 e l'acconto per il 2022. Per quanto riguarda l'IRPEF e le imposte sostitutive del regime forfettario del vecchio regime dei minimi, questo acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Per i contributi INPS, invece, l'acconto è pari all'80% di quanto dovuto per l'anno precedente. Questo acconto viene versato in due tranche: la prima il 30 di giugno, insieme al saldo dell'anno precedente, e la seconda il 30 di novembre. La scadenza del 30 di giugno, sia per quanto riguarda l'acconto che per il saldo, possono poi essere prorogate o rateizzate. Qui sopra ti lascio un altro mio video in cui ti spiego più nel dettaglio come funzionano queste rateazioni e queste proroghe. Per tutti i soggetti con la partita IVA, anche forfettaria, i due acconti sono di pari importo, quindi il 50% a giugno e il 50% a novembre. Invece, per chi non ha la partita IVA, il primo acconto è un po' più basso e si paga il 40% a giugno e il 60% a novembre. Facciamo un paio di esempi su come si calcolano questi acconti e quando si pagano, così sono sicura che sarà tutto più chiaro. Supponiamo che io sia una partita IVA forfettaria e che dalla mia dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 risulta che devo pagare 1.500 euro di imposta complessiva per l'anno 2021, di cui 1.200 euro li ho già versati l'anno scorso come acconti. Devo anche versare 3.500 euro di contributi alla gestione separata INPS, di cui 3.000 euro li ho già pagati come acconti l'anno precedente. In questo esempio, il 30 giugno dovrò pagare. Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva, 300 euro di saldo sul 2021 e 750 euro di acconto sul 2022. 750 euro che sono il 50% dell'imposta totale per il 2021. Per quanto riguarda i contributi INPS, dovrò pagare 500 euro di saldo per il 2021 e 1.400 euro di acconto sul 2022. E 1.400 euro sono pari al 50% dell'80% dei contributi che devo per il 2021. Al 30 novembre pagherò invece come secondo acconto altri 750 euro per l'imposta sostitutiva e 1.400 euro per i contributi INPS. Vediamo invece l'esempio della dichiarazione dei redditi di una persona senza partita IVA. Supponiamo che io abbia solo questi due redditi, ho due immobili in affitto, uno affittato normalmente con il regime IRPEF e uno affittato con il regime della cedolare secca. Diciamo che per l'anno 2021 io devo pagare 2.000 euro di IRPEF, di cui 1.900 euro li ho già pagati l'anno scorso come acconti, e 450 euro di cedolare secca, che ho già pagato interamente con gli acconti dell'anno scorso. Al 30 di giugno dovrò pagare 100 euro di saldo IRPEF, 800 euro di primo acconto IRPEF, cioè il 40% di 2.000, e 180 euro di acconto della cedolare secca, cioè il 40% di 450 euro. Al 30 novembre pagherò invece il secondo acconto e quindi 1.200 euro per l'IRPEF e 270 euro per la cedolare secca. In questi due esempi che abbiamo visto, abbiamo pagato sia il primo che il secondo acconto per tutte le imposte dovute. In realtà, se gli acconti da versare complessivamente sono bassi, ci sono delle semplificazioni. In particolare, se l'acconto dovuto per una certa imposta per tutto l'anno è inferiore a 52 euro, allora non si versa nessun acconto. Se invece l'acconto complessivo è superiore a 52 euro, ma inferiore a 258 euro, allora l'acconto si versa tutto in un'unica soluzione il 30 di novembre. Quindi in pratica non ci sarà il primo acconto, ma soltanto il secondo acconto per l'importo totale. Ci sono inoltre alcune imposte per le quali gli acconti non sono mai dovuti, come ad esempio per l'addizionale regionale e per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle attività finanziarie.
Ci sono poi altre imposte, come ad esempio l'addizionale comunale, per le quali si paga un acconto più basso. Ad esempio per l'addizionale comunale si paga soltanto il primo acconto del 40%. Un'altra eccezione importante a tutto questo discorso che abbiamo fatto è quella dei lavoratori dipendenti. Non perché loro siano formalmente esclusi da questo sistema degli acconti, ma perché di fatto il datore di lavoro trattiene già tutte le imposte che devono versare, calcolandole in modo preciso. E quindi di fatto, quando fanno la dichiarazione dei redditi, non risultano poi dei debiti sui quali calcolare gli acconti. Se però il lavoratore dipendente ha altri redditi, ad esempio oltre al proprio lavoro come dipendente fa anche delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, oppure riceve compensi per diritto d'autore, allora in questo caso rientrerà nuovamente in tutto questo meccanismo di acconti e saldi. Un altro caso di lavoratori dipendenti che devono versare gli acconti è quello di chi è fiscalmente residente in Italia, ma riceve uno stipendio da un datore di lavoro estero, che quindi non gli fa le trattenute per le imposte italiane, che invece vanno pagate autonomamente presentando la dichiarazione dei redditi. Al di fuori di queste situazioni che abbiamo visto, è sempre obbligatorio pagare gli acconti? La risposta è in generale sì, a meno che tu non sappia già che il tuo reddito dell'anno per il quale paghi gli acconti, quindi diciamo per quest'anno il 2022, sarà più basso di quello del 2021 e di conseguenza le imposte che dovrai pagare saranno più basse e quindi versando gli acconti per intero, di fatto, sai già che andresti a credito. In questo caso è possibile ricalcolare gli acconti sulla base di un metodo, diciamo, non più storico, ma previsionale e dire: io quest'anno prevedo che le mie imposte saranno più basse di quello dell'anno precedente e quindi riduco gli acconti o li elimino del tutto. Devi fare però attenzione con questo meccanismo, perché la riduzione degli acconti la fai sotto la tua responsabilità. Questo significa che se quando poi andrai a fare la dichiarazione dei redditi per l'anno sul quale hai ridotto gli acconti, di fatto questi acconti erano dovuti perché il tuo reddito e poi le tue imposte sono state più alte di quelle che avevi previsto, allora gli acconti dovrai pagarli versando delle sanzioni per il ritardo rispetto alla scadenza originaria. Facciamo un esempio come abbiamo visto prima. Diciamo che sono una partita IVA forfettaria con l'imposta al 5%. Se nel 2021 ho avuto un reddito di 15.000 euro, allora l'imposta per il 2021 è di 750 euro. Teoricamente anche per il 2022 dovrò versare degli acconti metà giugno e metà novembre di altri 750 euro. Se però so già che il mio reddito del 2022 sarà molto più basso, ad esempio prevedo che sarà solo di 8.000 euro e che quindi l'imposta definitiva non sarà 750 euro ma solo 400 euro. In questo caso posso decidere di ridurre gli acconti, quindi ad esempio il primo acconto lo pagherò per intero e il secondo lo pagherò soltanto per la differenza tra quello che io prevedo che sarà il totale, quindi 400 euro, e quello che ho pagato a giugno, ovvero 375 euro. Se però a giugno dell'anno prossimo, quando farò effettivamente la dichiarazione dei redditi, scoprirò che il mio reddito è stato un po' più alto di quello che pensavo e quindi non 8.000 ma 10.000 euro, allora io avrò versato degli acconti insufficienti perché avrei dovuto versarne 500 e non 400. E questi altri 100 euro non potrò pagarli semplicemente come saldo, ma dovrò versarli come acconto avvalendomi del ravvedimento operoso, aggiungendo quindi alcuni punti percentuali di sanzione. Spero che questo video ti sia stato utile e che ti sia più chiaro come funzionano gli acconti e quando devi e non devi pagarli. Se hai delle domande, naturalmente fammele qui sotto nei commenti e io ti aspetto al prossimo video. Ciao e a presto!